L'ennesima volta in questa stagione eravate con una Juventus molto offensiva. A leggere la formazione siete andati alla grande, avete messo la partita in ghiacciaio dopo un quarto d'ora e non avete mai concesso alla Lazio l'opportunità di riaprire la gara. Sì, soprattutto sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, innanzitutto perché Lazio sta facendo un buon campionato e è un avversario molto duro da giocare se non la sblocchi subito. Oggi abbiamo fatto molto bene, siamo stati disciplinati sul campo, ordinati, difeso molto bene tutti insieme, concesso veramente pochissimo, quindi la Juve oggi ha meritato, ha dominato tutta la partita È stato, penso, una bella Juve da vedere. Essere questo assetto la soluzione anche per quanto riguarda l'Europa o è sempre una delle soluzioni? Sarà una delle soluzioni perché la Juve ormai ha dimostrato che quest'anno abbiamo giocato più moduli e spesso abbiamo vinto. Quindi è sempre una forza in più di avere un altro modulo, altre possibilità. Oggi è per la prima volta che forse giochiamo così. Ma è andato molto bene, penso che il mister oggi sarà contento. Trovi meglio da interno o da trequartista? Dipende, penso l'importante è sempre che la squadra gioca bene. Quest'anno ho fatto tanti ruoli, adesso mi sento sempre meglio, sempre più a casa e ecco, mi intendo sempre meglio con i compagni, quindi io veramente sono contento adesso e sono in fiducia, quindi le cose sono semplici. Mancano 10 giorni alla fine del mercato e mica sentito Kolasinac. Per chi? Kolasinac. Ah, no, no, non so quello che succederà, ma si tratta di sicuramente un buon ragazzo, un buon giocatore. Poi del suo futuro non so che succederà. Gioco con lui in nazionale, è un bravissimo giocatore. Grazie.